Davanti a Superman ti devi solo stare zitto. Superman è super forte, gli punti un fucile e te lo piega a metà. Superman è super veloce, non è stato ancora stabilito se Flash possa batterlo o meno. Jacobs non si sbilancia. Superman va pure contro ogni legge della fisica, girando velocissimamente in senso opposto a quello di rotazione della Terra, la fa rallentare, girare al contrario e andare indietro il tempo. Insomma, che gli vuoi dire? Tu? A Superman. Tu hai una laurea in psicologia, se sei stato bravo di 5 anni e forse 4 anni di specializzazione in psicoterapia e qualche corsetto ECM. Ce le hai i crediti ECM per andare indietro nel tempo? Io non credo. Quindi è normale che quando leggi tutte le fantastiche avventure di Superman ti senti come Yamcha, sempre lui di fronte ai suoi amici Saiyan. Persino Krillin è più forte di Yamcha e Krillin non ha nemmeno il naso. A questo punto ti rimangono poche scelte. Una è la negazione. Di fronte all'evidente evidenza che Superman ti svacca il mulo, puoi dire che in fondo anche tu sei Superman. D'altronde questa è l'epoca del narcisismo, no? Il fatto che la scienza abbia dimostrato che non c'è un aumento di diagnosi di narcisismo non impedisce a tutti quanti di dire che invece è il contrario. Quindi perché tu non puoi raccontarti di essere più forte di Superman e più veloce di Flash? La seconda scelta è ancora meglio perché va a braccetto con la seconda. Puoi dare la colpa di tutto al cliente. Tu sei forte, è il tuo cliente essere debole. Sei The Amazing Spider-Man prima dei numeri 121-122. Niente di drammatico e sconvolgente può esserti imputato, perché tu hai tutte le competenze giuste per svoltare sempre la situazione. E se poi alla fine il Goblin muore, non è colpa tua, un po' se l'ha cercata da solo. Ma è la terza scelta che ti farà rimorchiare. È la scelta oscura, quella del bel tenebroso. Perché la verità la sai. Tu non hai superpoteri, tu sei solo umano. Sei un po' Batman, un po' Dylan Dog. Umano, tormentato, un po' sfigato. Sì, non hai aiutato quel cliente, ma d'altronde sei solo un uomo, o una donna, o un binario. Chi sei tu per definirti? Shit happens, c'è scritto sul tuo bigliettino da visita, e all the shit happened to me, pensi di continuo. E quando qualche collega fa un'osservazione, che sia, beh, in effetti era un paziente difficile, o ma non hai pensato di fare questo o quello, la tua risposta è sempre la stessa. Superman, Spider-Man, Batman, e poi c'è Zeno. Zeno Cosini. Se lo cerchi nei fumetti non lo trovi. Zeno, che va in psicoanalisi per capire che alla fine non era davvero malato. Che dice che la vita è inquinata alle radici, ma non con intenzioni nichilistiche, ma liberatorie. Ci dice che il sano è colui che ha delle certezze immutabili e che allora forse sarebbe meglio guarire dalla salute. Ci dice che la sua malattia è l'inettitudine, cioè il non essere adatto, ma che il non essere adatto è alla base dell'adattamento. Urla, strilla, rammaricati un po', ma poi tirati su. D'altronde, anche Stan Lee ce l'ha detto, non puoi veramente essere un supereroe se non ti trovi ad affrontare dei super problemi. Non importa quante volte cadrai, ma solo ciò che farai per rialzarti. In fondo, inciampa solo chi cammina.